E diamo il benvenuto al professore Carmelo Iacobello, che è il direttore dell'unità di malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito, grazie davvero. Io, professore, vorrei subito parlare con lei dei contagi che in questo momento ci danno delle belle speranze, nel senso che assistiamo ad un calo che forse è anche relativo al weekend che abbiamo trascorso e che comunque comporta anche meno tamponi, ma ci può far sperare in dati che andranno nei prossimi giorni ancora di più a migliorare? E questo senz'altro, guardi, noi stiamo osservando da una decina di giorni a questa parte una flessione della curva epidemica, ovviamente con una certa soddisfazione, ovviamente, è inutile negarlo, perché evidentemente questo mette in condizioni i reparti Covid di avere una meno pressione, diciamo, di gestire i pazienti con più tranquillità, anche perché i pazienti che stanno arrivando per ora sono tutto sommato meno come numero, ma anche meno gravi come impatto e come impegno della malattia da coronavirus. Rimane ancora, come dire, una sorta di situazione a vasi comunicanti, con una diversa capacità di drenaggio. Spiego meglio. Rispetto ai reparti Covid, le rianimazioni, per ovvi motivi, hanno ancora una situazione non altrettanto favorevole, perché evidentemente i pazienti di rianimazione hanno una degenza molto più lunga, hanno delle complessità gestionali e di management che evidentemente li rende particolarmente complicati, e anche quindi la evoluzione di un paziente di rianimazione è un'evoluzione sicuramente più difficile e più complessa. Quindi questo ovviamente significa che le rianimazioni si svuotano con una velocità inferiore rispetto alla velocità con cui invece i pazienti vengono dimessi dai reparti Covid. Però questo evidentemente è un dato atteso. Su questa questione evidentemente bisogna calcolare anche il numero di morti, che per quanto dimezzato complessivamente, almeno sul territorio nazionale, ma quello che succede a livello nazionale riflette esattamente quello che succede nelle varie regioni, anche se il numero di morti è dimezzato, rimane sempre piuttosto alto, perché la situazione della mortalità da Covid è fortemente condizionata anche dal paziente o dal numero di pazienti che si trovano attualmente ricoverati in clinica. In questo momento al Cannizzaro ha preso il via negli ambulatori dell'ospedale la vaccinazione dei medici della provincia di Catania e dei rispettivi collaboratori che sono iscritti nell'elenco che è stato redatto dall'Ordine sulla scorta delle disposizioni dell'Assessorato regionale alla salute e della collaborazione che c'è tra le aziende ospedaliere e l'ASP dell'area metropolitana. Quindi questo è anche sicuramente un segnale positivo. Beh, questo sicuramente è un segnale positivo. La situazione del personale medico è stata storicamente, da un anno a questa parte, una posizione di elevato rischio, quindi era facilmente immaginabile che dopo, come dire, un programma anche molto ben riuscito di vaccinazione del personale di assistenza sanitaria degli ospedali, fosse il caso anche di vaccinare i medici che si trovano evidentemente sul territorio o che, per quanto pensionati, hanno ancora un'attività professionale vivace, attiva. Io credo che il medico è un po' come il sacerdote, insomma, non finiscono mai di essere sacerdoti o medici a seconda della professione. Quindi esiste un marchio che è per tutta la vita. E quindi è giusto che anche quelli che stanno sul territorio possano avere una protezione vaccinale. Credo che il Cannizzaro, anzi sicuramente il Cannizzaro, si è proposto come struttura per la vaccinazione del personale medico, con un accordo molto virtuoso che è stato fatto con l'Ordine dei Medici, e quindi in pratica attraverso l'Ordine dei Medici i medici potranno evidentemente fruire del servizio della piattaforma di vaccinazione che è stata allestita a Cannizzaro. Io vi inviterei a
fare un salto in questo che rappresenta un veramente un fiore all'occhiello, diciamo a proposito di quadrifoglio, un fiore all'occhiello della struttura cannizzaro e di Catania. È una bellissima realtà che vi invito a visitare. Questo è merito ovviamente dell'assessorato che ha voluto individuare nel cannizzaro una struttura ovviamente adeguata rispetto a questo problema, ma anche del direttore Salvo Giuffrida, che ha voluto il cannizzaro al centro di questo progetto. Guardi, noi sicuramente vi verremo a trovare e a vedere questo, che sicuramente, come diceva lei benissimo, è un punto, è un centro di assolutamente eccellenza. Le volevo chiedere ora, alla luce anche dei dati di cui parlavamo prima, se possiamo ben sperare di diventare zona gialla e che la situazione possa andare sempre migliorando. Tra l'altro adesso inizia anche la vaccinazione per gli ottantenni, quindi man mano, ecco, riusciremo forse ad uscire. Ci vorrà ancora del tempo, siamo consapevoli di questo, ma arriveranno anche nuovi vaccini, quindi nuove possibilità. Allora, partiamo dalla vaccinazione. In realtà la vaccinazione rappresenta in questo momento, in cui ci sono delle grosse difficoltà con le terapie, l'unico presidio che può essere considerato assolutamente valido e incontrovertibile nel controllo della diffusione della malattia. La vaccinazione in questo momento si basa in questo momento proprio sulla somministrazione di due vaccini che sono molto simili, la Pfizer e della Moderna, che ancora non è immediatamente disponibile, ma che arriverà a giorni e che sarà quindi a disposizione di chi dovrà essere individuato per la vaccinazione. Aspettiamo anche l'AstraZeneca, che in questo momento è stato registrato soltanto per la fascia di età che va dai 18 ai 55 anni. Questo è un problema non tanto legato a problemi di tossicità del vaccino dell'AstraZeneca, quanto a questioni di tipo registrativo. Quando si registra un farmaco qualunque, e i vaccini sono farmaci, si registra sulla base di una casistica che è stata ovviamente adottata. E i pazienti, la maggior parte dei pazienti che entrarono nella casistica della registrazione del vaccino erano appunto inseriti in quella fascia. Ecco perché in realtà in questo momento il vaccino andrebbe, questo dell'AstraZeneca, andrebbe riservato a questa fascia, ma in una situazione in cui evidentemente abbiamo carenza di vaccini, dovendo comunque rappresentare una priorità, un privilegio vaccinale verso gli ultra ottantenni o comunque le persone a più alto rischio, io credo che l'AIFA, analogamente a quello che sta succedendo in altri paesi europei, come soprattutto la Germania, a un certo punto deciderà di allargare anche le maglie per la somministrazione dell'AstraZeneca a queste fasce di popolazione più suscettibili della malattia e più a rischio di mortalità, perché altrimenti non avremo sufficienti dosi di vaccini per poter garantire questo tipo di soggetti. Chiaramente vi faccio la domanda sul colore giallo. Secondo lei, da qui a qualche giorno potrebbe accadere questo? L'ha fatta la premessa ovviamente sui vaccini. È chiaro che se tutto questo avrà una evoluzione favorevole, ovviamente nulla osta che diventeremo gialli. Consideri che in questo momento quasi tutta l'Italia è gialla, ma esiste in Italia ogni tanto una situazione di riattivazione, mi riferisco all'Umbria, ma anche oggi parlavo col presidente della Società Italiana di Malattie Infettive che lavora ad Ancona, anche ad Ancona, nelle Marche, anche in Abruzzo, esiste in questo momento un allarme e riattivazione, non sappiamo bene, sembra in qualche modo collegabile alle solite varianti del virus che potrebbero rappresentare un ulteriore problema nel problema, perché evidentemente anche le varianti sono una incognita molto seria e molto pericolosa.
Chiaramente quando poi si pensa a diventare zona gialla non bisogna mai dimenticare che bisogna comunque continuare ad osservare quelle che sono le regole del buon comportamento, ovviamente inerente alla, a questa pandemia, quindi l'uso della mascherina, l'igienizzazione delle mani, il distanziamento, che sono comunque comportamenti che noi non ci stancheremo mai di ripetere in ogni puntata, in ogni intervista, per ricordare quanto sia importante poi potersi proteggere e proteggere allo stesso modo anche chi ci sta vicino. Assolutamente, questo rimane sempre il nostro punto fisso, il nostro mantra. Andiamo avanti sempre con la massima prudenza, perché i comportamenti virtuosi rappresentano oggi, ovviamente ancora oggi, nonostante tutto, il punto di partenza per avere una prevenzione efficace sulla malattia. Professore, noi la ringraziamo per essere stato con noi, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere, buona serata. Buona serata a lei, arrivederci.